Allora Marco, oggi una grande vittoria, forse una delle più importanti della tua carriera. Sì, oggi è un'ottima vittoria perché è sempre un giocatore primi 100 e alla fine battere un top 100 è sempre un'ottima cosa. E, diciamo non la più importante, però una tra le più importanti della mia carriera fino adesso. Quali partite ci sono prima di questa? Di sicuro c'è quella con Goso Eda 2-3 anni fa al Foro, che era 60 del mondo, anche l'anno scorso con Doskoi, beh, anche la finale con Volandri a San Marino, penso che quella sia la più importante, e anche con Vesely, un altro top 100 a San Marino, però anche oggi è stato un ottimo match per me e sono contento. E si potrà magari aggiungere domani anche quella con Starace? Come... Sì, Poto per me è sempre stato un idolo, un italiano da prendere, perché diciamo quando ero piccolo lui era primi 50 e come gioco mi è sempre piaciuto. Ci ho giocato 2 settimane fa a Casablanca, un match durissimo. Domani sarà di nuovo un match lungo e duro, vedremo come andrà. Questo tuo inizio di 2014 ha stupito un po' vederti andare a giocare a livello Futures, però sei stato molto bravo a rispettare la prima testa di serie, a vincere 2 tornei consecutivi, tra l'altro uno molto difficile perché hai giocato in 48 ore. Sì, sicuro, erano 2 Futures molto, molto alti di livello, però ero andato lì per fare tante partite e per fortuna è stato così, non era per vincerli, era per ricominciare a giocare sulla terra, visto che non giocavo da 4 mesi. Ho rispettato per fortuna tutto quanto, visto che al secondo torneo ero la testa di serie numero 1, però c'erano giocatori buoni come Shorel, Carbajes, Novak e Brizzi, e molti giocatori di livello. Ultima domanda, questa tua stagione 2014 giocherai a livello Challenger e tenterai qualche quali ATP? Sì, ora inizio a giocare tutti i Challenger che iniziano anche in Italia e all'estero, e poi giocherò tante quali ATP per appunto fare partite di livello con tutti i giocatori più o meno intorno ai 100 o top 100, che è quello lì il mio obiettivo fine anno. Ok, grazie, in bocca al lupo. Grazie, ciao Crepi. Grazie.